Veramente abbiamo visto dei lavori in corso nei sottopassi che sono insomma uno dei mali atavici di queste zone. Ci vuole descrivere che si sta facendo? Sì, sono stati avviati i lavori di adeguamento dei sottopassi da parte di Cefaluventi. Questo tipo di intervento prevederà appunto l'adeguamento alle norme di sicurezza attraverso la creazione di alcune vasche laterali dove verranno convogliate le acque e il potenziamento delle idrovore che attualmente sono sottodimensionate, assolutamente insufficienti per fronteggiare l'afflusso di acqua. Tant'è che, come tristemente noto, nei casi di piogge torrenziali si sono verificati degli allagamenti con tutta una serie di situazioni sicuramente non belle, anzi addirittura molto pericolose. Quindi noi abbiamo negli anni denunciato questo stato di pericolosità che ha messo a serio repentaglio, diciamo, l'incolumità e la sicurezza della popolazione tutta e di tutti i fruitori dei sottopassi. E già nella scorsa amministrazione, io allora ero assessore con l'amministrazione Battaglia, avevamo avviato un'attività di diffida nei confronti di RFI e di Cefaluventi che ha portato all'approvazione da parte di RFI di una variante, la cosiddetta variante idraulica, che ha previsto appunto lo stanziamento di alcuni fondi per ripristinare i sottopassi realizzati a suo tempo e quindi per adeguarli appunto alle normative di sicurezza. L'impegno è stato mantenuto e i lavori sono stati avviati, quindi prima dell'estate verranno adeguati tutti e tre i vecchi sottopassi.